Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: avete mai sentito parlare di Massimo Ranieri? Se siete appassionati della musica italiana, sicuramente non potrete dimenticare il talento e la voce inconfondibile di questo grande artista. Ma sapete quali sono stati i momenti più significativi della sua carriera? E avete mai sentito parlare della sua famiglia e delle sue passioni che si tramandano di generazione in generazione? Massimo Ranieri, il successo internazionale ed i suoi inizi nel mondo dello spettacolo. Avete mai visto la figlia? Scopriremo anche se ha ereditato l'amore per la musica da suo padre. Immergiamoci nella vita affascinante di uno dei grandi interpreti italiani. Massimo Ranieri, nome d'arte di Giovanni Calone, è un cantante, attore e presentatore televisivo italiano. Nato a Napoli nel 1951, ha iniziato la sua carriera sin da giovane mostrando talento e passione per l'arte dello spettacolo. Canta come il papà. Avete mai visto la figlia di Massimo Ranieri? Il suo successo è stato ed è straordinario sia a livello nazionale che internazionale. È considerato uno degli artisti più versatili della musica italiana, avendo interpretato con maestria diversi generi musicali come la canzone napoletana, il pop e il melodramma. Dagli anni 60 in poi, Massimo Ranieri ha ottenuto numerosi riconoscimenti importanti nella sua carriera. Ha partecipato al Festival di Sanremo diverse volte e ha vinto il prestigioso premio nel 1988 con la canzone Perdere l'amore, diventando un successo senza precedenti. Ma non solo, Massimo si è anche distinto come attore teatrale e cinematografico. Ha recitato in diversi film di successo ed è stato protagonista di numerose rappresentazioni teatrali apprezzate dal pubblico italiano. La carriera di questo iconico cantante non si limita solo alla fama sul palco. Egli si dedica anche alle sue passioni personali. Ad esempio, coltiva una grande passione per gli animali. Ama l'arte culinaria ed è notoriamente bravo ai fornelli. La vita affascinante del grande artista italiano continua ad ispirare le nuove generazioni grazie alla sua innata capacità di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Ora entriamo nella vita privata di Ranieri. Ed una domanda che vogliamo porvi è: avete mai visto la figlia? Una cantante come il papà? Il successo internazionale. Il grande successo internazionale di Massimo Ranieri è una testimonianza della sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo. Con il suo talento e la sua voce unica, ha racimolato fan in tutto il pianeta. Fin dall'inizio della sua carriera, Massimo Ranieri si è distinto per la sua eccezionale abilità musicale e interpretativa. Grazie alla sua passione per la musica e al suo impegno costante, ha raggiunto traguardi incredibili che lo hanno portato ad essere riconosciuto a livello internazionale. Con canzoni indimenticabili come Perdere l'amore e Rose rosse, Massimo Ranieri ha saputo toccare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso le sue performance sul palco è semplicemente straordinaria. Il riconoscimento internazionale ottenuto da Massimo Ranieri non è solo merito del suo talento musicale, ma anche della sua dedizione alla professione. Ha lavorato duramente per costruire una solida reputazione artistica ed essere apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. La vita di Massimo Ranieri è stata segnata da numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi. Questo conferma ancora una volta la grandezza del suo talento e l'importanza della sua presenza nell'industria musicale. Il grande successo internazionale ottenuto da Massimo Ranieri testimonia il valore del suo lavoro e dell'impegno che ha profuso nel corso degli anni.
La sua carriera è un esempio di come con il talento, l'impegno e la passione si possano raggiungere grandi traguardi. Oltre i suoi obiettivi raggiunti, negli ultimi anni si è parlato del suo nuovo amore. Avete mai visto la figlia? Ha la stessa passione del papà. Gli inizi della sua carriera. Quando inizia la sua carriera, Massimo Ranieri era solo un giovane talento che cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Ottenendo subito un grande successo con il brano, O Surdato, Nnamurato. Da quel traguardo in poi, il suo talento non è stato più messo in dubbio. La sua vocazione artistica era più che chiara a tutti. La passione e l'impegno che metteva nella sua musica sono diventati evidenti fin da subito. La sua voce potente e intensa ha saputo conquistare il pubblico sin dalle prime esibizioni. Grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni, è riuscito ad affermarsi come uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati. Negli anni successivi, la carriera di Massimo Ranieri ha continuato a crescere costantemente. Ha interpretato ruoli importanti sia nel teatro musicale che nel cinema, dimostrando una versatilità incredibile. La sua interpretazione nel film, Per amore, per magia, gli valse anche una nomination ai David di Donatello come miglior attore protagonista. Il riconoscimento internazionale arrivò negli anni 70 quando partecipò all'Eurovision Song Contest con il brano L'amore è un attimo, classificandosi al secondo posto. Questa esperienza gli permise di mostrare al mondo intero il suo talento eccezionale e lo rese ambasciatore della musica italiana oltre i confini nazionali. E si spera che questa eredità venga presa da qualcuno della sua famiglia. Avete mai visto la figlia? Massimo Ranieri. Avete mai visto la figlia? Cristiana Calone oggi ha 51 anni. Condivide la stessa passione per la musica di suo padre ed è una talentuosa cantante. Nel 2014, ha fatto il suo debutto ufficiale con il singolo intitolato Donne Sole, che affronta in modo delicato il tema della violenza sulle donne. Al momento però non ci sono informazioni disponibili sulla sua vita privata. Cristiana è stata ufficialmente riconosciuta da suo padre solo nel 1995. Successivamente, nel 2007, entrambi hanno fatto la loro prima apparizione televisiva insieme durante il programma Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso. Durante quella trasmissione, hanno scambiato un abbraccio pubblico per la prima volta. Massimo Ranieri condivise una riflessione sincera sulla sua esperienza passata, spiegando il motivo per cui inizialmente non riconobbe immediatamente sua figlia. Nell'arco dei suoi 19 anni, Ranieri era ormai celebre e ammirato da molti. Tuttavia, a causa delle pressioni esterne e dei consigli di coloro che lo circondavano, venne coinvolto in una vicenda che gli fu presentata come un potenziale danno alla sua immagine pubblica. Ranieri è stato sincero nel riconoscere la sua mancanza di esperienza in quel momento particolare della sua vita. L'inesperienza può spesso offuscare la nostra capacità di prendere decisioni sagge e responsabili. È comprensibile che egli abbia scelto di seguire il consiglio di chi si preoccupava per il suo prestigio e la sua reputazione, specialmente dato il contesto culturale e sociale dell'epoca. Il messaggio di Massimo Ranieri ci insegna l'importanza di essere consapevoli delle nostre azioni e di come queste possano influenzare la nostra vita e quella delle persone che ci circondano. Cristiana Calone è l'amore per suo padre. Amo mio padre sinceramente e non ho rancore nei suoi confronti. È semplicemente impossibile odiare un genitore. Mia madre, senza mai proferire una parola negativa su di lui,
mi ha insegnato a mantenere un amore incondizionato per entrambi i miei genitori. Fino a quel momento, l'avevo conosciuto soltanto attraverso la televisione. Ricordo nitidamente il giorno in cui ricevemmo la sua prima chiamata telefonica. Mia madre, visibilmente sorpresa, impallidì leggermente. In quel momento, decisi di affrontare la situazione con serenità e rispetto, pronunciando un semplice "Ciao papà". La sua risposta, a sua volta, fu impregnata di una strana ammirazione mista a imbarazzo, osservando: "È strano sentirsi chiamare papà". Successivamente, mi propose di partecipare come ospite nella sua trasmissione televisiva. Pensai di assistere come membro del pubblico, indossando un abbigliamento semplice composto da jeans e maglietta. Invece, fui ufficialmente presentata al mondo come sua figlia. Dopo quello spettacolo, io e mia madre ci trasferimmo a casa di mio padre. Abbiamo sempre creduto che la rabbia e l'odio non possano essere la base di una vita sana e felice. Pertanto, abbiamo scelto di vivere senza nutrire sentimenti negativi, ma piuttosto di concentrarci sull'amore e sulla comprensione reciproca. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.